Presidente, noi siamo più qua. Sì, ma non poi i conti, non facciamo ragionamenti, non portiamo i conti, noi... non facciamo. Però la classifica dice più qua. Beh, noi dobbiamo pensare partita per partita, perché ogni volta che pensiamo a qualcosina in più sembra che il pallone non vuole entrare, quindi dobbiamo rimanere sereni. Primo tempo, anche oggi, la squadra ha espresso, come al solito, grande agonismo, voglia di vincere la partita, però un po' confusionaria. Quando vuoi fare gol a tutti i costi, vai in confusione. La squadra deve stare serena, perché è una squadra fortissima, sono ragazzi eccezionali, stanno dando tantissime soddisfazioni, e poi quando hanno fatto gol si sono sbloccati, avete visto la solita Ischia. Quindi bisognava passare questo step. Secondo me oggi è stata una partita importante, a parte il risultato, ma per un fatto mentale dei ragazzi. Nel primo tempo sembrava di vedere un po' con le streghe, sì, come il Massa Lubrense, il pallone proprio non ne voleva sapere di entrare. Non è mai facile fare gol quando trovi delle squadre che vengono a Ischia per, giustamente, si giocano la loro posizione, vogliono fare bene, perché io non ho ancora visto, da quando gioco a calcio, una squadra che viene e ti regala la partita. Quindi poi vengono su un campo così, una piazza importante come Ischia, raddoppiano le forze. È successo anche a me quando giocavo con squadre piccole, andavo a giocare con squadre grandi, spesso mi portavo il risultato a casa perché giocavamo tutti compatti e uniti ed era difficile per la squadra più forte cercare di fare gol. E quindi l'Ischia oggi è stata brava, al di là del rigore, l'Ischia è stata brava, sono stati bravi tutti, è stato bravo anche il mister a un certo punto a capire, a fare dei cambi. Quindi io non posso fare altro che ringraziare lo staff tecnico con Enrico a capo e questi ragazzi che stanno facendo un campionato spettacolare. Se pensiamo da dove siamo partiti, credo che oggi dobbiamo essere felici, però non abbiamo fatto nulla, perché ci sono ancora tantissime battaglie da fare. Domenica abbiamo una partita difficilissima, importantissima, però io sinceramente nel mio animo so che queste partite la squadra le gioca in un modo diverso. Quindi poi giochiamo con una squadra che gioca a calcio, gioca bene, gioca benissimo, e quindi l'Ischia in questi casi si esalta, perché ha la qualità. E quindi adesso ci dobbiamo preparare alla prossima battaglia. Presidente, l'ultima per me, ancora una volta in rete, cioè ancora una volta, oggi portiamo a casa due gol dalla difesa, Chiariello e poi Filippo Flore, che sì, è arrivato a quota 6, e per un difensore, voglio dire, questo è un altro record in tutto quello che stiamo vivendo fino adesso. Ma credo questo sia il modo di giocare del nostro allenatore, che coinvolge tutti nelle azioni offensive. Infatti se si vede la partita, quando la vediamo con calma, io poi me la rivedo con calma, perché quando qui c'è un po' di adrenalina, certe situazioni non le vedi bene, però io me la godo sempre. Io quando vedo l'Ischia giocare vedo veramente un bel calcio, e quando arrivano i gol da dietro vuol dire che tutto funziona, e quindi è merito sinceramente dell'allenatore, di Taratà e di tutti quelli che lavorano nello staff tecnico. Quindi è una bella cosa, perché poi sono tutti coinvolti. È una squadra che quando non fa gol l'attaccante, magari fa gol il difensore, e l'attaccante lavora per chi deve far gol. Questo è lo spirito giusto. Noi non interessa chi fa gol, l'importante è vincere per l'Ischia. Presidente, un terreno di gioco che sicuramente non ha facilitato l'impostazione, la fase di impostazione dell'Ischia, e un commento su quel calcio di rigore dato. Ma guarda, io da dove stavo ero abbastanza vicino, perché ho cambiato varie posizioni, perché sono un po' scaramantico purtroppo. Questa è una cosa che mi porto dietro da sempre. L'ho vista bene, credo che lì l'arbitro ha fischiato un fallo di mani, quando penso che si prende il pallone con le mani in aria e rigore. Poi se le regole sono cambiate non lo so, mi sembrava che il rigore ci fosse, però al di là del rigore credo che l'Ischia ha tenuto questa squadra nell'area di rigore per i primi 45 minuti sempre lì. Non vedo, a parte un tiro alla fine che Mirko ha parato bene sul 3-0 se non sbaglio, credo che l'Ischia sia stata di là, e non c'è niente da eccepire per questa vittoria, anzi bisogna fare i complimenti a questa squadra che ha fatto una grandissima vittoria contro una squadra che gioca bene, all'andata ci ha messo in difficoltà, ci ha vinto, e noi ci siamo ripresi da quella partita. Pino, una cosa.
contro queste squadre che vengono qui giocando tutto dietro la linea della palla, sistematicamente l'Ischia va in difficoltà perché diventa frenetica e lì in avanti. Forse sarebbe, cioè, occorrerebbe una persona lucida in grado di fare l'ultimo passaggio senza troppa frenesia. Ma noi ce l'abbiamo in rosa, purtroppo ha qualche problemino fisico, Brienza, che quando è entrato a Villa Literno, non so per chi c'era, purtroppo peccato che non ci sono delle immagini perché era da mettere negli annali del calcio, nelle cinteche, perché ha fatto le cose, beh, non lo scopriamo adesso, Franco Brienza, che ci sta dando veramente una grandissima mano sia quando è in campo che quando è fuori. E quindi noi ce l'abbiamo, noi, il nostro intento era quello, però Enrico ha messo Cibelli, che secondo tempo credo abbia messo palla a terra, ragionato, e da lì dai suoi piedi sono nati gol. Quindi abbiamo le situazioni giuste per poter mettere palla a terra con i giocatori giusti. Io ho visto una bella partita, la frenesia c'è, perché quando giochi contro squadre che si chiudono dietro e arrivi in primo tempo sei volte davanti al portiere, il portiere o para o non si riesce a fare gol, ma questo fa parte del calcio. Poi la partita si è sbloccata e si è visto che praticamente l'Ischia è quella che è sempre stata. Io anche nelle partite, nelle altre partite dove magari si dice che l'Ischia non ha giocato bene, io ho sempre visto una grande Ischia, ha sempre espresso un grande gioco, è tutto l'anno che facciamo un grande gioco, e quindi complimenti ai miei allenatori, al mio allenatore e alla mia squadra. Prego. Presidente, un'ultima domanda, sì, che mi riguarda, è una cosa, diciamo, una curiosità personale. Che effetto ti fa ascoltare due volte a settimana un famoso ritornello a fine partita? Sì, quello di Napoli? Quello del Napoli e quello di oggi. Ma guarda, sinceramente sono molto concentrato su Ischia. Napoli la guardo perché sono tifosissimo del Napoli da sempre, però adesso quest'anno sono concentrato sull'Ischia e niente, questo è un bel ritornello, però spero di sentirlo ad aprile, perché come ho detto non abbiamo fatto ancora nulla, c'è tanta strada da fare, dobbiamo lavorare, noi lavoriamo 24 ore su 24, tutti, con tutto lo staff, con tutti i ragazzi, con tutti dal primo all'ultimo, se vogliamo riuscire a rimanere lì fino alla fine dobbiamo lavorare sodo, non abbiamo fatto nulla, e dimenticare questa partita vinta e cominciare a lavorare per la prossima. Grazie.